B o C? La risposta alla domanda sarà determinante per il prossimo futuro del Pescara, che chiusa la maxi operazione di mercato col Monza e attivo anche per le pedine che verranno, potrebbe cambiare raggruppamento passando al girone sud. Un gruppo che il Pescara, almeno nella sua storia recente, non ha mai affrontato, rimanendo prevalentemente nel girone centrale. Se dovesse essere confermata l'esclusione di Teramo e Campobasso dalla Lega Pro e contestualmente dovessero essere ripescate una retrocessa dalla C, la Fermana, e una vincitrice dei playoff di Serie D, la Torres, ci sarebbe da capire in base a quali criteri saranno disegnati in campionati. Inevitabile la conferma della conformazione nord-centro-sud, ma la presenza nel B dello scorso campionato dell'Olbia, altra sarda come la Torres, espressione della città di Sassari a nord della regione esattamente come l'Olbia, ma leggermente più spostata verso il meridione, potrebbe far scivolare il Delfino, che comunque a livello longitudinale è più su di Sassari. Questo per facilitare gli spostamenti, prevalentemente per via aerea, delle due compagini isolane, che avranno necessità spesso anche di modificare gli orari di inizio delle partite, come già avvenuto nel recente passato, proprio per permettere un rientro in Sardegna. Discorso valido anche all'inverso, quando le compagini avversarie si sono recate per disputare i propri impegni di campionato al Bruno Nespoli contro i biancocelesti. Ragionamento simile per il Vanni Sanna, che ospita le gare interne della Torres. Qualora le due dovessero essere inserite al centro per permettere spostamenti più comodi verso il continente, il Pescara, mancando sia Teramo che Campobasso, potrebbe ritrovarsi in un raggruppamento di grande fascino con Catanzaro, Avellino, Taranto, Foggia, Latina e quel Monopoli che potrebbe vedere Alberto Colombo come avversario dopo poche settimane. Spetterà agli organi preposti decidere la geografia della terza serie, non prima di aver chiarito in maniera definitiva quali saranno le 60 partecipanti.